C'era una volta, in un paese lontano lontano, una bellissima principessa. Aveva i capelli lunghi e neri, le labbra come petali di rosa, gli occhi scuri e scintillanti, e la pelle profumata e liscia come una pesca. La principessa però era stata vittima del sortilegio di una strega cattivissima, che era invidiosa dell'amore di cui era circondata. La strega aveva fatto sì che fin da quando la principessa era piccolissima non potesse parlare e non potesse comunicare con gli altri in nessun modo, nemmeno scrivendo, nemmeno coi gesti. Infatti, la strega aveva chiuso il cuore della principessa dentro una gabbia invisibile che nessun essere umano avrebbe potuto aprire. Il re e la regina affidarono la principessa alle cure di una nutrice che le stava vicino e la proteggeva sempre. Spesso andavano insieme nel giardino reale, perché alla principessa piacevano le foglie vellutate del ciliegio, l'ombra dei pini, il rumore del ruscello e del vento. In quel giardino nel castello la principessa era al sicuro, ma si sentiva sola. Un giorno che faceva molto freddo, una vecchia mendicante si avvicinò al cancello che circondava il giardino per chiedere un pezzo di pane e una tazzina di latte. Le guardie subito la scacciarono, ma la nutrice, che era di buon cuore ed aveva assistito alla scena, andò nella dispensa reale e tornò indietro con un bel pezzo di pane appena sfornato, un orcio colmo di latte caldo e della frutta, e li consegnò alla mendicante. La vecchia disse: "Per il tuo buon cuore ti saprò ricompensare. Chiedimi pure quello che vuoi." La nutrice, un po' perplessa, rispose: "Cosa mai potresti darmi tu, che sei solo una povera mendicante?" La vecchia allora ribatté: "Chiedimi pure tutto ciò che desideri di più al mondo e sarai accontentata." La nutrice ci pensò su, ma poi si rese conto che ciò che si desiderava di più era che l'incantesimo della strega si spezzasse. Così espresse proprio questo desiderio. Fu allora che la vecchia mendicante si trasformò in una bellissima fata e disse: "Io non posso spezzare il maleficio della strega, ma posso donarti questo uccellino d'oro zecchino." Era un uccellino favoloso, con le penne scintillanti, e dal suo becco usciva il canto più bello che mai orecchio umano avesse potuto udire. La nutrice però rimase delusa, perché il suo desiderio non era stato esaudito. Prese comunque l'uccellino d'oro e lo portò nelle stanze della principessa. Quando la giovane lo vide, non stette più in sé dalla gioia. L'uccellino stava sempre con lei, cantava per lei e si posava sulla sua spalla. Quando l'uccellino cantava, la principessa sorrideva ed era felice. A poco, anche se non poteva parlare, la principessa imparò a cantare dall'uccellino e ogni giorno il suo canto si faceva più bello e più armonioso. La principessa allora decise di andare nella torre più alta del castello e dalla finestra si mise a cantare in modo così soave e celestiale che tutte le persone del reame, da quelle più umili a quelle più nobili, diventarono felici e gioiose.
e immuni da tutti i dispiaceri e le malattie. L'uccellino d'oro aveva preso il posto del cuore della principessa chiuso nella gabbia ed aveva restituito la libertà al suo animo. E così, da quel giorno, la principessa non solo trovò un modo per comunicare con gli altri senza parlare, ma fu da tutti amata e ricordata nei secoli, per la gioia e la felicità che era stata capace di portare a tutti col suo canto divino.